Salve carissimi amici YouTube e bentornati nella soffitta di camera mia o benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla. Nel mentre che leggevo Batman assassino e fuggitivo mi domandavo il come fossimo arrivati a quell'arco narrativo e a quella storia, serie collettono la collana di Silver Green di Panini e che ci mostrava di fatto una storia piuttosto intricata nella quale Batman veniva accusato di un omicidio, anzi Bruce Wayne veniva accusato come assassino, quindi veniva preso e messo in prigione, da lì riusciva a fuggire e poi cercare chi fosse il colpevole di quel determinato caso. Sapevo che era una serie corale, che quindi riguardava più testate in parallelo, in particolare il Batman di Ed Brubaker e il Detective Comics ai tempi scritto credo da Greg Rucka, o comunque collaborava anche Greg Rucka ai tempi, e mi sono detto succedono delle cose, probabilmente quello che succede, visto che la storyline principale viene sviluppata su Batman, me la ritroverò sul Batman di Brubaker per i disegni di Scott McDaniel, e quindi ho recuperato questo volume. Lo vedete qui nell'edizione RV Lion per un semplicissimo motivo: sicuramente ho messo in copertina la nuova edizione, quella proposta da Panini, ma da un lato ero indeciso se recuperarlo o meno, l'edizione Panini, per un semplicissimo motivo: questo volume infatti contiene i capitoli di Batman dal 582 al 586 e dal 591 al 598, nonché Batman Our Worlds at War. La versione Panini contiene queste stesse cose, ma non il capitolo 598, contiene fino al 597. E sarà una coppia di volumi, tutto il Batman di Brubaker per Panini. Il secondo volume comincerà col 598 e terminerà con la fine di Batman Assassino Fuggitivo. Ma avendo già tutto Assassino Fuggitivo contato dei tie-in, non volevo acquistare il secondo volume del Batman di Brubaker e sinceramente, visto che se c'era l'opportunità, volevo leggere Batman 598, ecco che ho recuperato questa edizione vecchia targata RV Lion, che reputo quindi un perfetto compendio a Batman Assassino Fuggitivo. Fatte queste premesse, vi dirò che cosa ne penso di questo arco narrativo un pochettino più nel dettaglio dopo la sigla. Le mie aspettative sono state completamente disilluse, distrutte nel giro di pochissimo tempo. Il Batman di Brubaker è una serie, è un arco narrativo, è un momento della storia editoriale di Batman che non mi è piaciuto per nulla. Tutta quanta la storia ruota attorno al personaggio di Zeiss, che è questo nuovo villain introdotto qui, che giunge a Gotham City in particolar modo con l'intenzione, l'ambizione di scoprire qualcosa di più su Batman, viene contattato per essere una sorta di guardia del corpo, come scopriremo nel corso della storia, per quanto all'inizio si presenti come villain a sé stante, legato prima al Pinguino, poi ad un altro personaggio con cui Bruce Wayne avrà a che fare e che sarà un po' il main villain del secondo arco narrativo di questo volume, per quanto Zeiss sia e resti un po' il collante dei due archi narrativi, ma di fatto le storie che ci vengono proposte all'interno di questo arco narrativo non mi hanno mai davvero colpito particolarmente. Si parte con l'arrivo di questo personaggio di Zeiss all'interno di Gotham, si parte con tutta una lunga battaglia tra le strade di Gotham, nelle quali vediamo anche un vecchio amico di Bruce Wayne che era stato criminale ma si era redento, percorre un altro lungo arco di redenzione in una qualche maniera. Vediamo Bruce avere a che fare con una coppia di bambini che vuole filmare a Gotham City l'esistenza di Batman, perché viene considerato ancora un mito. Voglio dire,
ancora? Cioè, io posso capire un Batman delle origini che viene visto come un mito, un fantasma che regge nella città, esiste, non esiste, ma non così tanto in là nel tempo, mi viene da dire, prima o poi ci arrivi che qualcosa esista, ma per quanto magari non si sia fatto vedere così spesso, quindi mi è sembrato un capitolo molto fine a se stesso. Probabilmente il capitolo più bello di tutto questo volume è Batman 585, che ci racconta il sogno un sogno del pinguino. Capiamo subito che c'è una finzione narrativa alle spalle grandissima, perché il nostro pinguino sta vincendo su tutta la linea. Il volume poi a un certo punto, come vi ho detto, ha uno iato, infatti non sono presenti i capitoli dal 587 al 590, perché sono l'arco narrativo intitolato Commissioner Down, ufficiale caduto, che ci racconta della morte di Gordon, ma i capitoli 591 e 592 sono la conclusione di quell'arco narrativo, quindi te entri nel 591 con una confusione in testa incredibile, perché fino al capitolo prima vedevi certi comprimari, vedevi certe cose, poi le dinamiche sono completamente cambiate, perché non ci sono più dei comprimari, non ci sono letteralmente più dei comprimari. E quindi perché non inserire anche quei capitoli, magari quelli non scritti da Brubaker, ma che ti permettevano di apprezzare i capitoli di Brubaker appieno? Bella domanda, me lo sono posto anch'io nel corso della lettura. Anche il capitolo più o meno autoconclusivo, Batman Outworld at War, è un capitolo molto slegato da quello che stava scrivendo Brubaker ai tempi, molto legato all'evento Mondi in Guerra, che ho avuto modo di leggere non troppissimo tempo fa nella collana di DC Eventi, e quindi era anche un po' quello il motivo per cui volevo recuperare il volume, per avere anche questo tie-in che ci parla un po' di cosa sta succedendo a Gotham in quel momento storico, ma che preso a sé stante non ti dice niente, ma che all'interno della continuity di Mondi in Guerra non aggiunge poi troppo, ed è un po' il motivo per cui Panini probabilmente ha scelto di non inserirlo all'interno dei volumi della collana DC Eventi. La parte finale del volume continua a raccontare un po' la battaglia contro Zeiss, scoperte sul passato di Gotham, su il passato della famiglia Wayne, tutto quello che vogliamo, ma mi era già passata ampiamente la voglia di leggere un po' tutto quanto l'arco narrativo, soprattutto nel momento nel quale in Assassino Fuggitivo veniva detto che Batman a un certo punto veniva affiancato da una guardia del corpo, da una ragazza di nome Sasha, se non ricordo male, e mi immaginavo che quel personaggio venisse introdotto nel Batman di Brubaker. No, viene inserito in Detective Comics. Grande, qui ho sbagliato io a non informarmi prima di acquistare il volume, intendiamoci. Però mi aspettavo che qualcosa di più venisse detto, pensavo no, semplicemente a un certo punto qui ci troviamo quel personaggio pioppato, Bruce Wayne, a caso, e a caso scopriamo che a un certo punto sa cose che fino a un secondo prima non sapevamo. Perché? Perché molto probabilmente ai tempi aveva senso leggere le due testate in parallelo di Batman e Detective Comics, ma a posteriori, oggigiorno, non leggerle assieme fa sì che dettagli di continuity interna alle storie ci sfuggano completamente. Io ho degli interi vuoti narrativi all'interno di una serie dei quali ci vengono proposti tutti quanti i numeri. Cioè, abbiamo tutti i numeri dal 591 al 597, ma ho dei vuoti narrativi di cose che succedono e stanno succedendo ai personaggi, perché non sono narrati qui, sono narrati in altre serie. E la sensazione di star perdendo dei pezzi è tangibile, per quanto la storia principale della lotta contro Zeiss rimanga coerente, cioè si riesce a leggere comunque anche senza quei dettagli. Quindi voglio fare le pulci alla storia. Sì, però probabilmente ero io che volevo leggere e che mi aspettavo ci fosse altro all'interno di questo volume. Mi aspettavo ci fosse altro da questo volume. Il villain Zeiss viene poi liquidato nel finale in maniera bruttissima.
In generale posso dirvi che il Batman di Brubaker non è un Batman che mi abbia convinto particolarmente. È arrivato probabilmente in un momento dove si voleva un po' rilanciare il personaggio, rilanciare un po' le atmosfere più investigative noir, ma non è su Batman che hanno fatto davvero presa. Molto bello l'arco narrativo, Bruce Wayne assassino e Batman fuggitivo, che ho avuto già modo di leggere, che contiene anche il capitolo 600 di Batman, che tra l'altro è un bel capitolo di Batman, anche se non estremamente seguibile a sé stante, però è abbastanza interessante anche da leggere a sé stante. Il resto delle evoluzioni che vediamo qui presenti, senza una guida che ti facciano capire che cosa stai leggendo, se non si è vissuto quel momento storico, questo momento storico, risultano piuttosto fastidiose e ti sembra di continuare a leggere di gran salti e non capisci bene neanche il perché continua a leggere dei salti temporali tra un capitolo e l'altro in una storia che invece sembra voler essere molto compatta, molto molto coesa. E questa sua natura di compattezza non compattezza ha fatto sì che io non amassi particolarmente questo lungo arco narrativo, perché alla fine di un lungo arco narrativo si tratta. Il capitolo 598, posto a chiusura di questo volume, non presente nell'edizione Panini, è un fillerone ambientato sotto Natale. Si poteva saltare, immaginavo si potesse saltare, avrà avuto un senso la suddivisione americana, che è stata poi quella ripresa da Panini. Qui la scelta di Rev Lion era quella di prendere tutto quanto quello che Brubaker aveva scritto, ad esclusione di quello che poi ha realizzato insieme a Greg Rucka e a tutti gli altri autori per Assassino Fuggitivo. Aveva, secondo me, soprattutto se si fanno dei volumi ad hoc per Assassino Fuggitivo, ha più senso avere un volume a parte come quello creato da Rev Lion. Quindi ho apprezzato il sommario propostoci da Rev Lion, piuttosto che fare come ha fatto Panini con la sua edizione di Brubaker, che trovo veramente, veramente pessima. Soprattutto perché all'interno della stessa collana di Silver Green hai già proposto Assassino Fuggitivo, che è il seguito di quanto scritto da Brubaker nella sua gestione, quindi tanto valeva fare un volume con su tutte quante le storie e non fare un doppione venuto male di Assassino Fuggitivo. Perché sì, il volume 2 di Panini di Brubaker sarà un doppione di Assassino Fuggitivo, tra l'altro completamente incomprensibile, perché buona parte di quello che succede all'interno dell'evento succede tra le pagine di Detective Comics e sulle pagine anche degli altri alleati. Non tutti sono fondamentali gli alleati, ma sicuramente aiutano nella comprensione, ma la mancanza dei capitoli di Detective Comics si farà sentire, si farà indubbiamente sentire nel corso della lettura del Batman di Brubaker, ed è un po' il motivo per cui quel volume lì trovo abbia veramente poco senso di esistere. Con questo non voglio dire che Rev Lion ha fatto solo cose buone, qualche cosa di buono l'ha fatto, questo volume qui gli è riuscito in una qualche maniera a livello logico. Però, ecco, non vi consiglierei di andarlo a recuperare. È un'opera di Brubaker, secondo me, questa non particolarmente riuscita e non particolarmente brillante. Probabilmente è riuscito, anzi, è un autore che è riuscito a fare molto bene tantissime cose, perché è ancora un autore molto molto osannato e molto molto celebrato, ma che qui alle prime armi su Batman si avverte molto il peso di un autore che non ha saputo fare i conti con la continuity e che non ha saputo gestire bene, o si è trovato a dover gestire cose che gli succedevano attorno senza essere troppo in grado di saperle gestire al meglio all'interno della sua singola narrazione. E questo è quanto avevo da dire per voi per oggi. Ci sentiamo e ci leggiamo nello spazio commenti di YouTube qui sotto. In descrizione vi lascio in ogni caso, qualora ci fossero su Amazon, i link di affiliazione per recuperare il Batman di Brubaker e Assassino e Fuggitivo, così che se volete potete passare dai miei link, e qualora passaste dai miei link mi supportereste, vi ringrazio anticipatamente. Detto questo, da Francesco dalla soffitta di camera mia è davvero tutto, e noi ci vediamo in una prossima video opinione del canale. Ciao!